Buongiorno a tutti con la City Baby, oggi video in collaborazione con la mia carissima amica Alma, ovvero Anima in Cucina. Oggi vi andremo a dare o meglio due idee di lievitati salati. Lei ha fatto queste focaccine di patate che sono la fine del mondo e io invece ho fatto questo pan brioche salato all'aglio. Guardate la meraviglia. Sia io che Alma siamo amanti della sofficità e dei lievitati. Oggi abbiamo deciso di non utilizzare burro ma solo ed esclusivamente olio extravergine di oliva, di quello buono. Ovviamente utilizziamo un olio siciliano, quello di Olearia Ferlito, perché è il nostro preferito e del quale siamo ambasciatrici. E vi lascio sia la ricetta di Alma che il link dell'olio ferlito giù nella descrizione del video. Ma andiamo al mio pan brioche salato, pan bauletto salato all'aglio. Iniziate subito a formare una sorta di preimpastino, inserendo in una ciotolina 5 g di lievito di birra, 40 g di farina, 40 g di acqua e un cucchiaio di miele. E andate a miscelare il tutto. Dopodiché coprite e lasciate lievitare al calduccio fino a che non fermenti bene. Trascorsi circa 45 minuti ci andiamo ad occupare dell'impasto vero e proprio. Utilizziamo 250 g di farina Manitoba con circa 14-15 g di proteine e 250 g di farina 00 con 11 g di proteine. Il lievitino che ci siamo preparati, 230 ml di acqua freddissima, un uovo della misura M, 60 g di zucchero, 60 g di olio extravergine di oliva. Vi faccio vedere la baking box di Olearia Ferlito, che è comodissima, che ha il tappino dove andare a premere per andare a riempire le nostre bottiglie, davvero comodissimo, e 10 g di sale. Quindi andiamo ad inserire all'interno della nostra ciotola della planetaria. Vi consiglio di impastare in planetaria perché è un impasto molto che deve formare tanta maglia glutinica, carusi. Andiamo a inserire le farine, lo zucchero, ovviamente il lievitino e l'acqua e l'uovo. Lasciamo impastare fino a formare un impasto bello sodo e omogeneo e iniziamo ad aggiungere l'olio a filo. Aggiungeremo l'altro solo che il primo si sia completamente amalgamato all'impasto. Una volta che l'impasto si presenta bello liscio e omogeneo, avete inserito tutto l'olio, sempre inseritolo poco per volta, andate ad aggiungere il sale. Ci vorranno all'incirca 14 minuti per l'impasto. Quindi trasferiamoci su una spianatoia che andiamo ad ungere con un po' d'olio e mettiamo sopra l'impasto. A questo punto non aggiungete farina, l'impasto si presenterà un po' appiccicoso, ma è giusto che sia così. Dopodiché andiamo a formare una palla e lasciamo lievitare fino al raddoppio. Ci vorranno all'incirca 2 ore, caro City Betty, ok? Vedete l'impasto in un'altra ciotola perché ho ripetuto questo impasto un paio di volte prima che mi veniva, come dicevo io, quindi per perfezionare la ricetta. Adesso andiamo a riprendere il nostro impasto che, come avete visto, è bello che è lievitato. Spolverizzate la spianatoia con un po' di farina, dopodiché andiamo a stenderlo fino a formare un rettangolo. Ovviamente anche spolverizzate la parte sopra con un po' di farina e, aiutandovi con un matterello, andatelo a stendere dello spessore di 1 cm. Quindi quando arriva ad 1 cm è a posto, ok? Adesso occupatevi di realizzare l'olio all'aglio, che si fa tranquillamente andando a frullare 3 spicchi d'aglio con 60 g di olio extravergine di oliva. All'aglio togliete l'anima, aggiungete anche dell'origano, un po' di sale e un po' di prezzemolo a piacere. Sbattete il tutto ed ecco qui che ottenete un olio buonissimo e super aromatizzato all'aglio. Dopodiché io me lo preparo sempre perché noi lo utilizziamo tanto, caro City Betty. Dopodiché andate a oleare la placca da forno che andreste ad utilizzare. Io ho utilizzato uno stampo da plum cake da 30 cm.
Quindi andiamo a spennellare tutta la superficie del nostro rettangolo di pasta. Andate a mettere l'olio a sentimento, così. Quindi vado a mettere anche un altro po' di prezzemolo a sentimento, se ce l'avete fresco meglio. Io avevo quello secco, che ce l'ho sempre in casa, e vado a dividere il mio impasto per la lunghezza in due. Dopodiché vado a chiudere a mo' di portafoglio ogni rettangolo, sempre dalla parte più lunga, caro Sidi Bedi, in questo modo. Ovviamente potete aromatizzare con altro olio aromatizzato, ad esempio oleare ferlito ha anche quello al basilico, al rosmarino o al limone oppure quello piccante. Potete decidere di mettere anche del parmigiano sopra. Fatelo come meglio preferite. Io vi do l'idea e all'aglio che così è la fine del mondo. Ovviamente potete farlo anche senza fare questo passaggio di andare a mettere l'olio all'interno, ma io vi assicuro, per chi è amante degli aperitivi o delle cose, è la fine del mondo. Una fetta di mortadella sopra alla fine ed è la fine del mondo. Quindi andate a ritagliare dei pezzi di impasto di 4 cm di larghezza e andatele a mettere nella vostra placca da plum cake in questo modo, uno a fianco all'altro, come sto facendo io. Non vi dimenticate di oleare la placca da forno, ovviamente, carusi. Fatto questo, lasciate lievitare così fino al raddoppio, meglio, fino a che non superi di mezzo centimetro il bordo. Guardate la meraviglia, è già bellissimo così. È trascorsa ancora un'oretta e ecco come si presenta il nostro bamboletto, pan brioche all'aglio, buonissimo. Vedrete colare un po' di olio, ma non vi preoccupare, non ci fa niente. Mi raccomando, ovviamente, carosi Beddi, i tempi di lievitazione possono variare a seconda delle temperature che avete in casa, a seconda del lievito vostro, se è più forte o meno forte. Quindi regolatevi ad occhio, come vedete qua nella videoricetta. Quindi andate a mettere in forno statico preriscaldato a 180 gradi per un tempo che va dai 40 ai 50 minuti, dipende tantissimo dal tipo di stampo che utilizzate, dal forno, da tante cose. Però se 10 minuti prima della fine vedete che si è colorato troppo, andate a mettere un foglio di carta da forno sopra, così da evitare che la superficie si bruci. Guardate qui la meraviglia, è fantastico. Adesso ancora da caldo, carusi, andate a prendere 5 grammi di olio e con un pennellino andate a spennellare la superficie per renderla lucida. Potete evitare questo passaggio, ma per farlo più bello vi consiglio di farlo. Ma non è bellissimo, caro Sidi Bedi? A me piace un sacco, anche dei sindini che si formano sopra. Quindi lasciatelo raffreddare completamente, dopodiché tagliatelo e mangiatelo. È la fine del mondo. Per gli amanti dell'aglio e dell'origano, come me, ancora di più. Direi meraviglioso. Ditemi cosa ne pensate giù nei commenti. Io vi faccio vedere anche un'altra fettina tagliata. Guardate, si vede che è soffice o no, carusi? Si vede? Spero che la mia ricetta vi sia piaciuta e spero che vi piaccia anche la ricetta di Alma e la nostra idea di andare a preparare qualcosa di diverso per il sabato sera. Potete farcire il mio bamboletto con salumi di tutti i modi, potete tostarlo con un po' di formaggio al suo interno, potete fare quello che preferite, potete andare a realizzare così degli aperitivi per il sabato sera o delle cene che sono la fine del mondo. Sia con la mia ricetta del mio pan brioche salato all'aglio buonissimo, sia con i bomboloni di patate di Alma salati che sono la fine del mondo.
Vi lascio le ricette giù nella descrizione del video. Io vi mando un grosso abbraccio. Grazie a tutti e grazie Alma di Anima in Cucina. Ciao, carosi belli!